Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale Giappone X Vapo. Oggi abbiamo un RDA targato Outgrape Doga 2. Eccoci qui con Doga 2 by Outgrape. Ovviamente Doga 2, pin BF, O-ring, solite avvertenze che ormai abbiamo su tutti gli attualizzatori, colorazione nera. Manualetto di istruzioni che vi fa vedere come installarlo, ma non c'è bisogno di dire la facilità di rigenerazione del Doga. O-ring di ricambio, vite di ricambio, pin BF, io non lo userò in BF, lo userò normale, confezione molto molto semplice. Outgrape ha voluto fare un restyling del famosissimo Doga, che 2 anni fa ha parecchio spavolato, sotto appunto by Vape House and Outgrape Doga 2. Noi abbiamo la colorazione nera, fortunatamente è la colorazione, questa colorazione ha il deck, ha il barrel in acciaio, non è in alluminio come le colorazioni azzurro, blu, rosso. Le colorazioni acciaio e nero sono in, appunto, in acciaio e non in alluminio. Grip tip 810, il deck classico deck Doga, con la diversità che hanno ampliato e anche di parecchio le torrette di fissaggio delle coil. Il sistema è sempre a rete, come potete vedere si apre la manetta, molto molto semplice, e qui infilate le due coil. Hanno ingrandito maggiormente le due torrette. Questa grossa dimensione delle torrette ha ridotto lo spazio qua in mezzo tra le due torrette. Speriamo che questa modifica renda aromaticamente. Drip tip 810 con regolazione del flusso dell'aria. Rispetto al vecchio Doga hanno voluto inserire, invece di un'unica grossa asola, un Anflon anido d'ape con 6 fori belli grossi, dove come regolazione dell'aria sono 2 fori, 4, tutto aperto, oppure un foro alla volta prima sotto e poi si aprono man mano i fori sopra. Come rigenerazione io metterò 2 Alien ne 80. Ho pretagliato le coil a 6 mm. Come potete vedere, la facilità di rigenerazione del Doga grazie a queste due torrette è disarmante. Io inizialmente ho tirato le due torrette a mano, ora le vado a stringere. Attivazione delle coil perfetta. Ora verifico l'altezza delle coil. L'altezza delle coil deve essere fronte e foro, fronte e fori d'aria. Bene, ci siamo. Ora lasciamo raffreddare il cotone, tagliamo le eccedenze e infiliamo il cotone all'interno. Ora lo bagnerò con un liquido e ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Allora ragazzi, Doga 2. Outgrape ha voluto fare un restyling del suo Doga Dripper, che comunque al suo tempo ha riscosso molto successo ed è stato un buonissimo dripper. Qui ha cambiato alcune cose, ma non ci siamo assolutamente. Io ho messo su 2 Alien per una finale da 0.16 0.17. La sto spingendo a 70 watt e sopra ci sto provando il Mallorca di Dago. Come RDA a livello aromatico non è malvagio, ma è standard. Il liquido si sente bene, ma l'ho sentito meglio in altri auto. Per farlo rendere proprio bene a livello aromatico bisogna chiudere la prima linea di fori sopra in questo modo, però scalda. Nonostante è la versione nera, quindi quella in acciaio e non in alluminio, anche questa qui in acciaio scalda parecchio. Dopo 5-6 tiri, anche non col pulsivi come sto facendo io ora, l'Atom è rovente. Piace? Hanno voluto creare questi posti più grossi rispetto al primo, andando anche a chiudere
praticamente lo spazio tra le torrette, ma non rende affatto, scalda troppo, inoltre ha una vasca troppo piccola per poter usare il BF. L'ho provato con due coil semplici in acciaio e lì scalda un po' meno, ma comunque scalda. Dopo due anni dalla fuoriuscita del primo hanno fatto una seconda versione dove praticamente non è stato cambiato nulla. No, bocciato. Ragazzi, purtroppo questo non ve lo consiglio assolutissimamente. Ci vediamo col prossimo video. Va bene, ciao. I'm gonna call you a daddy.